Buonasera a tutti, vi presento, sono Alessio, sono il fotografo di questa mostra. Quello che abbiamo visto, che vi abbiamo mostrato, sono alcune foto che ho scattato nel 2016 e ci troviamo in Giordania, in questo ospedale che cura tutti i feriti di guerra del Medio Oriente. Io e Marta ci siamo approcciati in questo ospedale nell'aprile appunto del 2016, abbiamo bussato alla porta dell'ospedale dicendo loro che a noi interessava il progetto di chirurgia ricostruttiva che questo ospedale porta avanti ormai da anni. Ci hanno aperto appunto le porte, ci hanno permesso di lavorare per ben 4 mesi all'interno dell'ospedale. Io da fotografo sono riuscito ad entrare in relazione con i pazienti, sono riuscito ad entrare nelle sale operatorie. Per un fotografo è importante passare del tempo con i soggetti, con le persone, per sparire e per poter fare al meglio il lavoro. Così è stato. L'anno successivo, quindi parliamo del 2017, MSF, il team giordano, ci ha commissionato questa mostra che vedete, perché l'ospedale fece il decimo anniversario proprio nel 2017 e tra i vari eventi decisero di produrre una mostra scegliendo una dozzina di presenti. Come vedete, ognuno di questi dei soggetti fotografati vengono ripresi dentro l'ospedale, quindi queste sono le foto in bianco e nero e a colori sono le foto degli stessi pazienti tornati diciamo alla vita grazie alle cure dell'ospedale di Messina. Abbiamo nel 2016 appunto abbiamo deciso di passare questi mesi all'ospedale di Medici Senza Frontiere di Amman per 2 essenziali motivi. Avevamo desiderio di incontrare queste persone che da Siria, Iraq, Yemen e Gaza venivano appunto in Giordania a curarsi in un unico luogo, l'ospedale appunto di chirurgia ricostruttiva ad Amman. Nelle nostre menti c'erano 2 pensieri, innanzitutto quello che attraverso le storie personali di queste persone, non solo le storie, proprio la pelle di questa persona, ci fosse un po' scritta la storia del Medio Oriente praticamente degli ultimi 16 anni, perché incredibilmente in un unico luogo c'erano pazienti che erano stati feriti, pensate, nel 2003 in Iraq, per esempio uno di questi, da una pallottola dell'esercito americano che proprio nel 2003 aveva iniziato l'invasione dell'Iraq nel marzo del 2003. Così come quando qualche mese fa siamo andati a ritrovare i pazienti, il progetto chiaramente era già finito perché già avevamo fatto la mostra, siamo andati a trovare di nuovo giusto per salutare le persone e c'erano le persone appena arrivate da Mosul, quindi in un unico luogo è come se tramite l'incontro, le storie e come si vede dalle foto la pelle di queste persone ci fosse tutta la storia degli ultimi 16 anni in Medio Oriente, perché Alessio ricordava che nel 2017 si sono compiuti 10 anni dal programma di chirurgia ricostruttiva ad Amman e infatti nel 2006 l'idea era nata proprio perché in quel momento iniziava la guerra civile in Iraq, che è durata dopo l'invasione americana, ci sono stati quasi 3 anni di guerra civile nell'Iraq e poi nel frattempo anche conflitti, i vari attacchi che ha subito Gaza da parte israeliana a partire appunto dal 2008-2009 ma poi anche nel 2014, quindi il numero dei pazienti aumentava e poi dopo il 2011, soprattutto dal 2012 in Siria, quella che è nata come una rivoluzione delle proteste contro il regime di Damasco si è
dopo pochi mesi, soprattutto dal 2012 in poi, trasformata in un conflitto complesso tra più parti, in cui, come sempre, come abbiamo visto nell'Iraq, soprattutto i cittadini siriani, che non sono fuggiti, sono rimasti, sono stati appunto vittime e poi diventati feriti di guerra. Però l'ospedale di Amman ora sembra un quadro semplicemente o eccessivamente negativo. In realtà l'ospedale di Amman per noi è stato un luogo di vero e proprio incontro di persone, perché se lo racconto qui appunto sembra strano, ma per i pazienti provenienti da Iraq, Siria, Gaza, Yemen, era comunque bello incontrarsi con dei vicini, no? dei paesi confinanti, in cui magari non c'era possibilità di andare, perché per esempio per gli iracheni che prima del 2011 andavano sempre in Siria e poi non sono più potuti andare, oppure lo Yemen, che è un paese lontano rispetto ad altri, quindi era un luogo di incontro, nonché chiaramente un luogo di enorme ospitalità. Infatti ogni volta che andavamo all'ospedale di Medici Senza Frontiere ad Amman, appunto, tornavamo a casa con cioccolatini, nonché regali, tutto quello che i pazienti avevano. È come se ogni stanza di questo ospedale diventasse un po' la casa, il luogo che si apriva all'ospite, e quindi anche nella difficoltà di comunicare, da un lato questa sofferenza e dall'altro lato questa grandissima forza di ritorno alla vita. Infatti noi sottolineiamo sempre che il sottotitolo di questa mostra, L'ospedale di tutte le guerre, è Ritorno alla vita. E quindi il nostro desiderio fin dall'inizio è stato di raccontare questo doppio aspetto di luogo di enorme difficoltà nella storia di questa regione degli ultimi ormai decenni, e però un grande amore per la vita e per, insomma, per andare avanti. Per noi all'inizio oggettivamente è stato un po' complicato, perché ti ritrovi in un contesto che non conosci, non conosci le persone, però poi siamo queste famose barriere che all'inizio oggettivamente c'erano, poi lentamente si sono sparite, semplicemente perché poi tu instauri delle relazioni, per cui poi diciamo che l'aspetto fisico sparisce, non conta. Questa è la ragione per cui in questa mostra vedete non solo i visi ma anche le storie, perché con la conoscenza poi appunto certe differenze si spariscono, insomma. Io non parlo arabo, Marta lo parla molto bene, e quindi con i bambini soprattutto quelle 3-4 parole di arabo che conosco mi sono servite per entrare in relazione con i bambini, per essere presi in giro. Ovviamente il mio arabo è abbastanza mediocre, e quindi però nonostante tutto quelle 2-3 parole mi hanno aiutato ad avvicinarmi a loro. E quindi a un certo punto loro mi prendevano la macchina fotografica, sì, cioè entravo e io il divertimento per i bimbi. Wael, per esempio, quando siamo andati a fotografarlo, avevamo l'appuntamento, l'abbiamo fotografato in stanza, chiacchierando gli dico che sono italiano, lui è un patito di calcio, e lui immediatamente mi chiede: ma per scuola tifi, no? Io sono di Catania, sono tipo Catania, lui giustamente non sapeva cosa fosse Catania, e allora mi sono inventato Juventus, perché allora lui da là ha iniziato questa discussione, mi ha aperto il suo armadietto nella stanza d'ospedale e mi ha fatto vedere decine di magliette di squadre di calcio, e allora siamo scesi giù nel parcheggio dell'ospedale, lui si è messo una maglietta del Borussia Dortmund, abbiamo fatto così una partitella. E poi io ho fatto due scatti precisi, insomma. Per cui aneddoti come questi ti portano ad abbattere completamente quelle differenze. Poi tra bambini queste differenze spariscono in tempi ancora più rapidi. Naturalmente queste storie le potete leggere, ve le racconto le ultime due al volo. Atad, pure yemenita, viene da Aden,
da un'altra città, ma è stato ferito in un'esplosione ad Aden. L'aneddoto che racconto su di lui, anche lui paziente conosciuto non solo da Medici Senza Frontiere ma anche da Emergency, perché si è fatto pure operare al cuore in Sudan all'ospedale di Emergency, quindi praticamente lo conoscono tutti. Purtroppo nell'esplosione ha perso entrambe le gambe. Lui stesso, quando ci fa vedere le foto di quei giorni, pensava: non capisco come sono ancora vivo, ma in realtà più che vivo, perché ora vive in Giordania, ma in uno, quando ancora faceva avanti e indietro Giordania e Yemen, in uno di questi ritorni è tornata, appunto ci ha detto: mia moglie è incinta, quindi come dire, nonostante abbia perso le gambe, la vita continua. Ed è nato appunto il suo terzo figlio, e poi per fortuna sono riusciti dallo Yemen a portare moglie e tre figli, e adesso vivono tutti e tre in Giordania. E poi questa è una delle storie a cui io, ma noi in generale, teniamo tantissimo, perché è stato difficilissimo poter raccontare delle storie di donne, perché abbiamo iniziato con una ragazza irachena, con una di Gaza, e poi ad un certo punto ci dicevano che non se la sentivano più. E mentre Amal è stata una di quelle persone, è venuta lei a chiederci: che cosa state facendo? Io voglio far parte di questo progetto. E Amal è una sarta, come si vede appunto dalla foto qua, è con sua madre. Sono di Kirkuk in Iraq. Anche Amal continua a tornare periodicamente nell'ospedale di Amman. E lei si trovava al mercato con sua nonna Kirkuk a fare le spese quando c'è stata appunto un'esplosione, e il fuoco dell'esplosione le aveva preso il petto. Nel panico del momento, la nonna che era con lei ha detto di quel gesto istintivo di togliersi le fiamme dal petto, e in realtà appunto immediatamente anche le mani, che sono quindi il suo lavoro, hanno preso fuoco. Noi a tutti i pazienti chiedevamo: che cosa possiamo fare insieme? Amal ci ha guardato serissimo, la prima cosa che ci ha detto: io voglio andare a comprare la stoffa al mercato, voglio cucire, voglio ritrovare a prendere in mano letteralmente il mio mestiere. Tutto questo è davvero possibile grazie al lavoro immenso di queste di Medici Senza Frontiere, e quindi in Amal, che è appunto una delle poche storie di donne che siamo riusciti a raccontare, c'è appunto questo ritorno alla vita. Però a questo punto vi dico anche che in realtà non tutte le vittime di guerra sono in realtà direttamente vittime di un'esplosione, di un attentato, ma spesso, soprattutto abbiamo scoperto in questo ospedale ad Amman, soprattutto i bambini e le bambine yemenite sono vittime di incidenti domestici. Chiaramente gli incidenti domestici possono capitare in qualsiasi parte del mondo, invece no. La povertà legata al conflitto, l'instabilità che un conflitto comporta, determina l'enorme aumento di incidenti domestici. A questo proposito vi racconto appunto di Ibrahim. Ibrahim è di Sana'a, la capitale dello Yemen, che a partire dal 26 marzo 2015 ha cominciato ad essere bombardata dall'aviazione saudita. Perché i ribelli del Houthi del paese avevano appunto, volevano prendere il controllo, e tuttora ci sono vaste zone dello Yemen sotto il controllo di questa fazione appunto considerata ribelle, e questi bombardamenti hanno portato tantissime persone a lasciare la propria casa per spostarsi magari in una zona, nel caso di Ibrahim, dalla capitale con la famiglia, si sono spostati dai nonni che vivevano appunto in un paesino più in campagna. Ed è stato appunto durante questa fase di precarietà, dello spostamento, di quello che vuol dire appunto essere sfollati, rifugiati, a prescindere dai chilometri che fai, che un momento di attenzione dei genitori, Ibrahim ha bevuto l'acido, e quindi, come vedete, Ibrahim ha appunto tutta la bocca, ha avuto
per il lavoro dell'ospedale è stato per mesi e mesi fare delle operazioni che potessero distaccare e riaprire la bocca. Il papà lavorava, guarda caso, in Arabia Saudita e quindi in qualche modo era distante dai propri figli, in questo caso da suo figlio Ibrahim. E quindi lui ci ha raccontato in maniera molto personale questa tragedia, che per lui è stata un'occasione di lasciare il suo lavoro in Arabia Saudita per dedicarsi totalmente a questo figlio. Ed infatti è stato lui che è stato per mesi in ospedale, praticamente gli ha reinsegnato a mangiare, a muovere la bocca, a pronunciare delle parole. Questo bambino è talmente vispo che, pur non parlando, dava ordini a tutto l'ospedale con gli occhi, per cui anche a prescindere dalla conoscenza o no della lingua araba, lui riusciva a comandare tutti gli infermieri qua. La foto si nota anche come il padre subisce la presenza del figlio, gli ordini del figlio. Sì, e quindi lui, muovendo le sopracciglia, riusciva a dire sì, no, vieni, e noi chiaramente capivamo questo linguaggio perché era molto, molto, molto immediato. E anche Aisha, gli è venita, è vittima di un incidente domestico. E il papà oggi mi diceva che da sabato ricomincerà ad andare a scuola, ma quando gli ho chiesto ritornerete ad Amman, sì, il suo percorso non è chiaramente finito, durerà per tantissimi anni. E Aisha è una di quelle bambine cresciuta un po' con questa metà del viso e del corpo bruciata, con la spontaneità appunto di una bambina. Ti prende per mano anche se appunto non ha una delle due mani, ma questa è proprio la difficoltà, perché per molti è difficile. Quando uscivamo fuori dall'ospedale per andare al... per dire giardino, museo dei bambini di Amman, Luna Park di Amman, gli altri bambini avevano difficoltà, però per il team di MSF, anche di psicologi, insomma, era importante comunque confrontarsi, no, con questa realtà.